Pasqua blindata, dice Coldiretti, un sacrificio necessario ma doloroso che costerà 6 miliardi al sistema turistico per Pasqua, con lo stop agli spostamenti verso parenti, amici, vacanze o gite fuori porta, che l'anno scorso aveva interessato 20 milioni di italiani. E quanto emerge dall'analisi di Coldiretti, riferimento alla proroga fino al 13 aprile, il giorno di Pasquetta, di tutte le misure di prevenzione contro la diffusione della pandemia. E sull'orlo del crack sono alberghi, ristoranti, ma anche i 23.000 agriturismi presenti in Italia. E c'è attesa da parte dei commercianti brindisini per quanto riguarda l'ufficializzazione dei provvedimenti comunali. A fare il punto ai nostri microfoni il referente di Confesercenti Brindisi, Toni D'Amore. Abbiamo appunto ascoltato, intervistato ai nostri microfoni il presidente della Confesercenti, in attesa appunto di certezze da parte dei provvedimenti che dovrà emanare il Comune di Brindisi. Resta sempre alta la preoccupazione dei commercianti che a breve raggiungeranno il primo mese di chiusura legato all'emergenza coronavirus. La Confesercenti Brindisi ha annunciato una positiva interlocuzione avviata con il comune brindisino, ma che attende ora i passaggi formali e burocratici per ufficializzare lo stop dei tributi in questo periodo di chiusura. Il pensiero, per ora, inizia però ad andare anche alla fase successiva, per arrivare preparati al momento della riapertura, che tutti sono consapevoli, però non sarà semplice. La situazione non è semplice, non è semplice. Semplice perché la categoria francamente è un po' lasciata a se stessa, un po' lasciata alle iniziative oggi come oggi dei singoli comuni. Anche a Brindisi con il sindaco Rossi c'è un'ampia disponibilità a venire incontro alle esigenze dei commercianti con l'annullamento delle tasse per il periodo, ma di concreto e di scritto ancora non c'è nulla. In merito invece all'ultimo provvedimento, quello di ieri sera del presidente Conte, aspettiamo di leggerlo nel dettaglio per fare delle valutazioni. Nel frattempo serve liquidità alle aziende, serve liquidità agli imprenditori come persone per andare avanti, perché sono a reddito zero ma le spese continuano a correre come utenze, bollette, affitti. Quindi serviranno degli interventi normativi che vadano in quella direzione, nella direzione di sostenere economicamente il sistema produttivo che in questa città, ma in Italia, rappresenta il 30% delle partite IVA, per intenderci, e una buona metà dei posti di lavoro oggi esistenti, e che in qualche modo deve anche garantire la ripresa turistica e lo sviluppo e il rilancio economico del sistema Italia e della Puglia in generale. E sul vaccino siamo abbastanza avanti, abbiamo una cinquantina di lavoratori a lavoro nel mondo con i vari tipi di approccio. Entro fine anno sapremo se almeno uno di questi ha la probabilità di arrivare in porto. Ci sono interessi economici in gioco rilevanti, quindi grande competizione, lo afferma Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, in un'intervista in cui precisa che del vaccino non avremo quantità infinite, almeno fino all'inizio. Per questo occorrerà individuare i gruppi che hanno più bisogno, come anziani e operatori sanitari. E dalla Russia con amore il messaggio scritto sulla confezione contenente mascherine e bende donate dalla Russia all'Italia, in parte destinata alla Puglia e arrivate a Bari. Misure shock per salvare le imprese e con essa anche la nostra economia. Questa è la ricetta che in pratica consulenti del lavoro ma anche commercialisti propongono al governo per sostenere le aziende e i lavoratori in questo momento di grande difficoltà e incertezza economica e sociale conseguente al forte rallentamento prima e allo stop per la maggior parte delle attività produttive proprio per contenere il contagio legato al coronavirus. Gli studi professionali seguono da vicino le vicissitudini alle imprese assistite ma anche ai loro dipendenti. Siamo collegati con il tesoriere dell'Unione Giovani Commercialisti Italiani, il dottor Francesco Pepe Melizia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Grazie. Allora, ieri è stata una giornata da incubo, insomma, per quanto riguarda il portale web dell'INPS. Difficoltà, boom di richieste per i fondi, ma anche per l'accesso. Ma la domanda è così semplice ottenere l'aiuto dallo Stato? Immagino che in queste ore gli studi professionali sono bombardati, sono bersagliati da tantissime richieste. È così?
In realtà non è affatto semplice ripetere questi fondi messi a disposizione dal decreto Cura Italia, anzi è molto complicato. Già ieri è stata una giornata campale, direi, per tutti gli studi professionali che hanno cercato di dare il proprio contributo venendo incontro alle necessità dei lavoratori autonomi che avevano appunto il diritto di poter richiedere questo bonus da 600 euro che era stato messo a disposizione, che è stato messo a disposizione dal governo. Purtroppo il sito dell'Inps è andato subito in tilt e non è stato possibile accedere alle domande, quindi far presentare le domande, e anzi ci sono stati anche grossi problemi di privacy perché molto spesso con le credenziali di un soggetto, io con le mie credenziali accedevo ad esempio all'interno di profili di altri utenti, quindi con grave lesione della privacy dei soggetti che hanno appunto visto messo su piazza pubblica praticamente i propri fatti personali. Quindi il sistema purtroppo non ha retto. Da oggi il governo, il presidente Tridico dell'Inps ha detto che avrebbe messo a disposizione dei professionisti, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro la piattaforma dalle 8 alle 16, quindi invece i cittadini potevano accedere dalla piattaforma dell'Inps dalle 16 in poi. In realtà così non è. Noi commercialisti e consulenti del lavoro stiamo avendo grandi difficoltà anche oggi ad accedere alla piattaforma, è possibile l'accesso invece con i codici dei cittadini. Quindi anche oggi le previsioni e le indicazioni date dall'Inps purtroppo sono state disattese. Ecco, dottor Sarà. Pepe, ma scusa se la interrompo, però molte volte anche nelle diverse interviste televisive dice basta un click e si accede subito ai servizi e ai fondi che diciamo sono destinati alle imprese, alle famiglie, ma poi alla fine in pratica non è così. No, direttore, per piacere, di click ne abbiamo già sentiti tanti, di click day siamo stanchi. Purtroppo il click non funziona. I nostri sistemi vanno in tilt molto facilmente. Non sappiamo quando potremo soddisfare tutte le necessità dei nostri clienti e quindi richiedere il bonus per tutti i clienti. Anche stamattina, quindi, come le dicevo prima, le domande stanno andando a rilento. Avremo grosse difficoltà e non credo, purtroppo mi dispiace dirlo, mi duole dirlo, lo spero, ma non credo che le previsioni del pagamento di questi bonus entro il 15 di aprile potranno essere rispettate. Ecco, i consigli nazionali dei commercialisti, ma anche dei consulenti del lavoro, hanno fatto delle richieste precise al governo. La sospensione fino al 30 giugno prossimo determini diversamento. È così? Beh, sono diverse le richieste che noi stiamo facendo, è dall'inizio dell'emergenza che stiamo chiedendo al governo di congelare gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte dirette e indirette, perché in questo momento non è possibile rispettare quelle che erano le previsioni, non è possibile rispettare gli adempimenti fiscali. Abbiamo altre urgenze, come stiamo vedendo. Noi siamo fra i soggetti, fra i professionisti essenziali, così come siamo stati definiti dal decreto, che siamo qui appunto a lavorare, siamo in studio, i miei collaboratori lavorano in smart working da casa, ma siamo in studio per cercare appunto di aiutare le imprese, i nostri clienti ad andare avanti e superare questo momento drammatico. Quindi sì, le richieste fatte dal CN, le richieste fatte dalle associazioni sindacali dei commercialisti, le richieste fatte anche dai consulenti del lavoro, dalle loro associazioni sindacali, volgono tutte a quell'obiettivo, cioè congelare quelli che sono gli adempimenti in questo periodo. Ecco, una situazione che di fatto ha messo in ginocchio tutti i tessuti produttivi del nostro paese. Come si fa ad uscire? Perché abbiamo ascoltato nel corso del nostro telegiornale il vicepresidente della Camera di Commercio Stennativo diceva occorre riprogrammare quella che è la ripresa economica anche dei piccoli esercizi, non soltanto delle grandi industrie, comunque di coloro i quali anche delle stesse famiglie, quindi gli aiuti non sono sufficienti, ma soprattutto nella direzione del comparto produttivo. Sì, ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova. In alcuni parlano di dopoguerra, altri parlano di piano Marshall. In realtà avremo una situazione che è completamente differente rispetto a quella del dopoguerra, perché ricordiamoci la devastazione fisica del dopoguerra. Noi fortunatamente almeno questa non la vivremo. Avremo invece l'azzeramento di tante posizioni, di posizioni di tante piccole aziende, piccole e medie imprese che vivevano la giornata, che non avevano una struttura organizzativa proprio data dalla loro dimensione adeguata per affrontare carenze di liquidità all'interno delle aziende così lunghe. Quindi ci sarà, sì, da studiare nuovi aiuti,
da programmare uno sviluppo economico ed industriale del territorio differente rispetto a quello che si è fatto oggi, con una visione ben più ampia e con un'attenzione alle imprese che fino a questo momento non c'è mai stata in Italia, purtroppo. Grazie, grazie dottor Pepe, tesoriere, tra l'altro di poche ore la nomina come tesoriere dell'Unione Giovani Commercialisti Italiani. Le faccio anche gli auguri in diretta. Grazie direttore, a presto. Allora, misure shock, auspicava il vicepresidente della Camera di Commercio, lo stesso ha fatto anche il dottore Pepe Milizia. Intanto la riapertura del paese dovrà essere molto segmentata per non inficiare i risultati ottenuti finora, ma assolutamente non potrà essere dal 14 aprile. Lo ha affermato un noto virologo Fabrizio Pregliasco. Le modalità restrittive, ha sottolineato, vanno mantenute e la riapertura va segmentata. E intanto i sindaci impegnati in prima linea, i dati non arrivano. Ho chiesto al prefetto Umberto Guidato, ha dichiarato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, al direttore generale dell'ASL Giuseppe Pasqualone, di convocare la conferenza dei sindaci. Il prefetto ha convocato per domani tutti i sindaci della provincia di Brindisi in modalità di videoconferenza. Questo ci consentirà di essere aggiornati, e questo è l'auspicio non soltanto del primo cittadino di Brindisi, Riccardo Rossi, ma di tutti i sindaci del territorio, sull'effettiva situazione epidemiologica, sia in relazione al laboratorio di analisi dei tamponi, sia per quanto riguarda la situazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, ma anche di tutte le altre strutture sul territorio provinciale, ha dichiarato Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi. Ma dovremmo avere anche in collegamento il sindaco di Oria, Maria Lucia Carone, perché proprio questa mattina ha fatto un appello abbastanza, era anche con tono arrabbiato il sindaco di Oria, perché i dati non sono aggiornati. E, quindi una lamentela che è stata anche posta in essere e rappresentata dai sindaci del territorio brindisino allo stesso prefetto di Brindisi, perché si ha difficoltà proprio nel reperire i dati, nell'aggiornare continuamente, nell'informare la popolazione. Intanto dovremmo avere in linea il sindaco Maria Lucia Carone. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, un appello perché non soltanto sono arrabbiati i cittadini perché hanno notizie a volte confuse sui propri territori, ma sono arrabbiati anche i sindaci. Lei ha fatto un posto abbastanza duro questa mattina. Io sono stata costretta un po' perché ieri sera fino all'una di notte ho ricevuto chiamate da tutte le parti, messaggi, eccetera, perché logicamente la Protezione Civile a livello regionale trasmette dei dati aggiornati e aveva segnalato, diciamo, con colore rosa la città di Oria, per cui ci dovevano essere da 6 a 10 casi di positivi. E mentre io tra due precedenti casi, uno che si era aggiunto ieri, ne avevo solo tre, ma le lamentele, le gridate, che devo dire, una rivoluzione fino quasi a Montefonda, e alla fine ho dovuto scrivere che quelli sono dati che mi pervengono. Comprendo le difficoltà del momento anche per coloro che devono trasmettere questi dati, per la prefettura che li riceve, che non è che li elabora la prefettura, per cui ce li invia così come li riceve, però noi poi ci troviamo in grosse difficoltà, noi sindaci. In grosse difficoltà perché innanzitutto è quello proprio che l'attività di prevenzione, di assistenza anche se vogliamo a queste famiglie che sono isolate in quarantena in casa, e un'assistenza domiciliare. Per esempio di portare la spesa che loro possono ordinare, di portare i medicinali che possono servire, senza, perché non possono uscire laddove non vi sono familiari di problema. E l'altra è quella di poter monitorare la situazione e tenere anche calmi gli animi della cittadinanza, perché noi diamo i dati, ma logicamente con la riservatezza e con rispetto totale della. I dati, e io penso in questo modo, sono quelli che mi pervengono ufficialmente. Perché Non posso darmi. lei sindaco ha dichiarato, dice, io ho il dovere di tutelare di fatto tutti dal dilagare del contagio, però devo anche avere contezza della situazione sul mio Ma territorio. perché, certo, perché intanto per fare che le persone che sono in quarantena rispettino la quarantena, ecco, li dilagassero in questo senso, e poi perché le persone si sentono, come devo dire, più tranquille se hanno dei dati e non sentono voci che dicono ci sono 7 casi, 2 casi,
5 casi, noi non sappiamo niente, eccetera. Questa cosa qui sale in agitazione, perché purtroppo il momento è questo, sono giorni e giorni ormai che sono tutti allertati a stare chiusi in casa, come correttamente si deve fare, proprio per evitare il dilagarsi dell'epidemia. Grazie. La raccomandazione nostra è questa, ma nello stesso tempo pensano che il sindaco o l'amministrazione comunale si disinteressi laddove non dà delle informazioni corrette. Ecco perché io, ieri ho avuto questo forte sensazione, questo forte problema, ma non mi posso discostare, a mio parere, da quelli che sono i dati ufficiali che riservatamente mi vengono comunicati dalla prefettura. E questo è chiaro, sindaco, io la lascio al suo lavoro, mi auguro che domani nella videoconferenza dei sindaci con l'ASL e il prefetto ci sia anche maggiore chiarezza, perché ogni sindaco, ogni primo cittadino deve avere contezza di quello che accade sul proprio territorio. Si chiude qui lo speciale approfondimento coronavirus. Grazie. L'appuntamento è fissato domani stessa ora alle ore 15. Buon pomeriggio.